Adesso torniamo sulla morte di Diego Armando Maradona. Ci sono novità davvero molto importanti che arrivano dall'Argentina. C'è Ilario Piagnarelli di News 24 che è pronto a raccontarci in diretta quello che è accaduto. Eccoci Ilario. Allora, vengo subito da te. Se hai delle informazioni, l'ultima ora, raccontami dove ti trovi in questo momento. Allora, mi trovo a La Plata, a sud di Buenos Aires, di fronte al principale centro della polizia scientifica argentina, perché non c'è pace per Diego Armando Maradona. Come in una triste allegoria, il suo cuore era troppo grande. Proprio l'analisi sul cuore si fanno oggi nell'edificio alle mie spalle. Questo cuore, che era il doppio del normale, pompava solo al 38%. Questo esame servirà a capire se effettivamente la tachicardia che avrebbe portato all'arresto cardiaco fu causata dai farmaci psichiatrici che gli aveva prescritto Augustina Kusachov, la psichiatra di Maradona. Un quadro aggravato dalla testimonianza dell'infermiera Diana Gisela Madrid, che ha detto: anche se non potevo avvicinarmi a Maradona, passavo i farmaci ai suoi collaboratori e non ho mai passato farmaci per il cuore che potessero compensare gli effetti degli altri medicinali. Tra 10 giorni invece avremo le risultanze dell'esame tossicologico che viene fatto sui capelli, per capire se davvero l'unica dipendenza da Maradona era rimasta quella dell'alcol o c'era anche quella droga. Dalla droga, che tra l'altro è una rivelazione delle ultime ore, non è vero che cominciò a Barcellona, pare che cominciò proprio qui nel lontano 1981, quando Maradona giocava al Boca. Ecco, questo che cosa? Nuove rivelazioni anche sulle circostanze della morte, la rianimazione. Cos'è che è cominciato nell'81? No, perché sono notizie importanti. Anche ieri tu ci hai raccontato la dipendenza dalla cocaina. Dunque, avrebbe una storia molto più lunga questa dipendenza, anche se tutti coloro che abbiamo consultato ci hanno parlato ormai solo di una dipendenza da alcol, con una circostanza peraltro sconcertante che getta davvero un'ombra su questa cerchia ristretta di collaboratori di Maradona. Il giorno del suo compleanno, sì, il 30 ottobre, prima dunque dell'operazione al cervello, fu letteralmente buttato giù dal letto alle 8 di mattina dopo che la sera prima aveva bevuto fino alle 5 del mattino. Dunque, il paziente in queste condizioni, che anche prima del problema di coagulo ovviamente non stava bene, è stato lasciato dormire tre ore soltanto dopo una sbronza per essere accompagnato allo stadio dove c'era una cerimonia in suo onore per il compleanno. È lì che le condizioni di Maradona appaiono tremende ed è lì che il neurologo interviene e decide di praticare questa operazione urgente. Tutto questo assume un significato alla luce di quello che è successo poi, perché questi collaboratori nella casa di Maradona, oltre all'infermiera, c'era una cameriera, il nipote Johnny Esposito e la segretaria Maxi Pomargo. Sono sempre gli stessi questi collaboratori che si occupavano di lui e che avevano affittato quella casa tremenda di cui abbiamo parlato ieri. Allora, intanto facciamo il punto. Queste sono le ultime notizie dall'Argentina, da Buenos Aires in diretta. Guardate con Flavio Marimpietri. Secondo indagato nell'inchiesta sulla morte di Diego Armando Maradona, un altro medico. Non solo dunque il medico personale che lo operò alla testa, Leopoldo Luque, anche la psichiatra Augustina Kusachov, colei che aveva prescritto a Maradona degli antidepressivi prima e dopo l'intervento chirurgico del 3 novembre scorso. Perquisito lo studio della dottoressa, sequestrati telefoni e PC, come 2 giorni fa con 60 agenti, la casa e la clinica del neurochirurgo Luque. Cosa è successo nelle ultime ore di vita del pibe? È stato curato con i farmaci adatti o c'è stato un errore? Non ha dubbi l'infermiera che ha trovato morto il campione, Gisela Madrid, ascoltata dai magistrati di San Isidoro. Farmaci inadatti, ci si è dimenticati del suo cuore, sostiene. Maradona era cardiopatico, prendeva psicofarmaci utili per la dipendenza dall'alcol che, tuttavia, afferma l'infermiera, hanno fatalmente accelerato i battiti del suo cuore. Eppure la psichiatra era stimata dai familiari di Maradona. C'è una chat tra i 3 figli del pibe, Dalma, Giannina e Diego Junior, a cui partecipava anche la psichiatra, poiché ritenuta, a quanto pare, più affidabile del neurochirurgo. Il giovane bel medico piange. Non si pensa a tutto. Mentre la psichiatra, interrogata dai magistrati, ricorda di aver suggerito invano la presenza H24 di un'ambulanza per le forti crisi di astinenza da alcol davanti alla casa di Maradona.
Ne sono arrivate 9 di ambulanze la mattina di quel 25 novembre, ma Maradona era già morto. Ma c'è un uomo che è stato molto, molto vicino a Diego Armando Maradona negli anni gloriosi del Napoli ed è naturalmente l'ex presidente della squadra, Corrado Ferlaino. Noi l'abbiamo incontrato, guardate il suo racconto con la nostra Antonella Del Prino. Mi ha detto che pensa di questo scudetto, bellissimo. Della squadra soprattutto. La squadra è stata molto forte, sì. È stata molto forte con un grande capitano, un grande pubblico. E un grande presidente. Grazie. Abbiamo vinto, noi napoletani, il secondo scudetto, la giornata più bella della mia vita, ci manca poco, insomma. Chi era Diego Armando Maradona per lei? Era un grande giocatore di calcio ed era una persona per bene, una persona molto buona e per bene. E forse l'unico giocatore, uno dei pochi giocatori che ho conosciuto, che non era interessato ai soldi. Se io gli dicevo fammi un piacere perché me l'ha chiesto questo onorevole, vieni a fare una partita amichevole, non ci veniva. Se glielo chiedevo, ragazzino, senti, se vieni mi organizzi una partita nel mio paesello, perché mio padre mi deve comprare le medicine, perché ha bisogno di questi soldi, non c'ho una lira, lui ci andava. Questa è Maradona. I guai di Maradona, di chi sono stati colpa? Certo, leggo sulla stampa del Nord che vogliono dire che è colpa di Napoli. C'è anche un giocatore non molto intelligente che dice che se non giocava a Napoli, giocava nella sua città, non nomino la città, non sarebbe successo, non è vero. La sua fine è stata una cosa quasi logica della sua vita, perché era un uomo che stava con tutti, ma era un uomo solo. Ed è molto da uomo solo poi. Lei se lo immagina Diego Armando Maradona finire così? Io non me lo voglio immaginare, non la voglio vedere. Maradona me lo voglio ricordare sempre dell'ultima quella serata che ho nominato dopo il secondo scudetto. Io preferisco ricordarmelo così. E chiudo i miei ricordi a quella serata. Diego Maradona avrebbe potuto avere una vita sportiva più lunga, secondo lei, con un'altra testa? Non sarebbe stato Diego Maradona, però. E prima di andare in diretta con Antonella Del Prino voglio farvi sentire le voci di Napoli alla luce di tutto quello che sta venendo fuori sulla morte di Maradona. Guardate. Quanti figli ha Maradona? Ufficiali. Ufficiali, ufficiosi e ancora sconosciuti. Maradona lascia un patrimonio circondato dal mistero. Quanti soldi? A chi? Qui si pone un problema. L'individuazione di quelli che sono i veri eredi. Perché fra i figli illegittimi, tutti coloro che emergeranno, considerando anche la sua attività dal punto di vista dei rapporti personali, un attimo un po' promiscua, no? Le mogli, le fidanzate, le figlie, tutti intorno alle ricerche. Sì, questo l'ho sentito dire, suppongo che fosse inevitabile, però avendo ampia discendenza era probabile che sarebbe accaduto. Io penso che quando uno è troppo, cioè quando una persona è chiaramente si avvicina quasi a una divinità, diciamo, è difficile intrattenere delle relazioni umane sincere. Nasce dal niente, si è fatta una bella posizione. Ci sono tante persone intorno alla sua eredità adesso? È un pozzo. C'è chi ci mette le mani per avere semplicemente la notorietà dell'articolo sul giornale o dell'intervista e chi ce ne mette magari sperando anche di trovare qualcosina di soldi. Per chi ne parla male ora è brutto. In questi momenti si pensa al campione, punto e basta. Maradona è Maradona. In diretta ora Antonella Del Prino, dove ti trovi? Napoli? Allora Alberto, piano attico della palazzina di Maradona. Di là la rappresentanza, le camere degli ospiti, la cucina e di qua invece il suo ufficio, la sua camera da letto, la parte più privata. Siamo a casa della famiglia Orlacchio che da sempre possiede questa casa. Massimo Orlacchio, il suo papà, affittava questa casa
a Diego Armando Maradona e suo cugino ha aperto un giorno quella porta a chi? A Eder Parisi, perché non la riconobbe, perché mio cugino, non essendo molto tifoso, studiava solo, gli dava fastidio il rumore, questo chiasso che usciva da questa casa, viene, bussa alla porta e Eder Parisi gli apre la porta e poi gliela sbatte in faccia, dice, non mi scocciare, non ci dare fastidio. E questa è una storia, poi se ne è accorto solo quando abbiamo visto le fotografie sul giornale e io gliel'ho rinfacciato per una vita questo fatto che non riconosceva manco artistico. Non solo, tra l'altro Massimo Orlacchio aveva 23 anni, era più o meno coetaneo del grande Diego Maradona quando giocava qui nel Napoli e lei... portava i suoi amici a vedere le macchine di Maradona in garage. Sì, telecomando, andavamo il sabato, i miei amici mi pregavano per aprire il garage e fargli vedere le macchine. All'epoca teneva una Rolls Royce, due sportelli e un F40. Una Ferrari, una F40 bellissima, regalata dalla Federazione Calcio Argentina. Tra l'altro, lei mi diceva che... fai pure vedere, Francesco. Che la casa è esattamente così... non l'abbiamo mai cambiato, come è progettata da mio padre, che così è stata e così è rimasta. Non Alberto? Devo dire che idea, voglio chiedere al nostro ospite che idea si è fatto lui rispetto alle condizioni in cui Maradona, seppure acclamato, poi è venuto a mancare. Sembrano veramente due pianeti totalmente opposti. Che idea si è fatto lei della morte di Maradona? No, è una tragedia. Perché veramente, guardi, noi che l'abbiamo vissuto fuori dal cazzo, ecco. Era una persona. Allora Antonella, ti devo ringraziare, devo andare in pubblicità perché devo mandare una pubblicità tassativa, ci vediamo tra pochi secondi, grazie.